Non rassegnati, oggi è una giornata, beh, tutte le mattine poi qui c'è veramente poco da rassegnarci. Oggi dovremmo rassegnarci alla follia dalle prime pagine dei giornali. Lunedì 14 giugno 2021, la rassegna a Tonini Forti. Simona. Ciao Roberto, infatti partiamo con il Corriere della Sera, mira i bambini e li uccide. Una strage sul litorale di Roma, un folle esce appena uscito dal TSO, quindi con un'arma in mano, uccide due bambini e il nonno che passeggiavano, quindi siamo alla follia. La foto è pubblicata dalla Repubblica, anche dove riprendono i fratellini Davide e Daniel, vittime per caso della follia, un'altra follia probabilmente che potevamo risparmiarci, adesso saranno i prossimi titoli, penso, dei giornali. Sulla Repubblica si parla anche del grande incontro del G7, i sette paesi più industrializzati del mondo, c'era anche l'Italia a dire no all'inquinamento, cioè a parole sono veramente tutti contro questo mondo folle, però è tutto rimandato nel 2050, queste norme che dovrebbero ridurre le emissioni. E andiamo sul prossimo. Anche La Stampa dice, titola, Draghi, Cina, bisogna cooperare. Anche qua sono tutti d'accordo nell'atteggiamento contro tutti quei governi che sono poi autocratici. E quindi come la Cina. Quindi come la Cina. Anche se, ecco, questo titolo è curioso della Stampa, in quanto Biden, proprio al G7 e sull'Europa, il presidente degli Stati Uniti, ha un po' rotto con la Cina e ha invitato anche l'Europa, insomma, a prendere la distanza. Ricordiamo che invece l'Italia è stata la prima a fare accordi con la Cina, tanto che aveva inaugurato quella che veniva chiamata la Via della Seta, e noi siamo i capofila degli accordi con i cinesi, abbiamo costruito un porto per loro, abbiamo, insomma, uno stretto rapporto con la Cina, ma adesso gli States ci mandano a dire che non è questa la strada giusta. Libero, ministri nel caos, Speranza ci manda il vaccino di traverso, perché un'altra delle questioni di questi giorni è proprio quella del vaccino, l'ultima variazione dell'esecutivo. Sì al mix di farmaci, dati incoraggianti. A me un titolo con scritto dati incoraggianti mi scoraggia, devo dire la verità. Di certezze però non ce ne sono, e De Luca si ribella al mix. Fermate tutto, perché c'è la seconda vaccinazione, no? Quella che poi può iniziare con uno e avere poi invece la seconda dose di un altro tipo. Poi tra l'altro c'è una variante, adesso seguendo i giornali sapremo anche che sta per arrivare una variante. Il giornale, lettera di Berlusconi, ecco come tagliare le tasse, e qui ci dice nessuno li sa sua idea, nessuna imposta per chi guadagna meno di 1.000 euro, insomma, tre aliquote per tutti gli altri e tetto fiscale in Costituzione, insomma, un'idea di rilanciare un po' l'economia con il taglio delle tasse. Ecco, l'idea di Berlusconi è un'idea forte, si vede che ogni tanto si sveglia e esce e comunque recupera il titolo del giornale. Sarebbe interessante tagliare le tasse, è una cosa che si auspica, difficile penso nei prossimi giorni. Il Fatto Quotidiano in prima pagina mette invece ancora la storia che riguarda Graviano, scrive alla Cartabia una lettera con avvertimento, appena nato il governo Draghi, urge chiarimento. Si parla di ergastolo, Giuseppe Graviano e Marta Cartabia, aveva scritto una lettera del carcere duro, hanno risposto che portano avanti le mie richieste, poi le accuse e la minaccia di scrivere un libro. Ora la ministra ha replicato. Insomma, sembrano quasi affari interni, no? Come se fossero tra di loro a decidere anche sull'ergastolo duro. La verità, ultima giravolta sui vaccini, vietare AstraZeneca a tutti. E anche qua, insomma, c'è un'indicazione. La strage degli innocenti riprende il Tempo e finalmente il Messaggero parla di strage annunciata, perché ho detto saranno anche i prossimi titoli, la strage che si poteva non fare, si parlerà proprio di questo. Senti, prima di andare sul fronte del blog voglio andare su Ansa invece, proprio sulle ultimissime notizie, in questo caso andiamo in internet, non sulle pagine scritte, e comunque si rimane ancora sui due bambini e un anziano, il killer si barrica e si suicida, c'è il racconto e anche il video di questa storia tristissima, mentre dalle prime pagine elettroniche, no, di internet, del Corriere della Sera,
Abbiamo anche un'altra notizia, purtroppo non sempre sulla tragedia, in questo caso di montagna. Valchiavenna lascia il sentiero e precipita nelle cascate, era in una zona vietata per scattare delle foto. Ma volevo trovarti un'altra notizia, perché purtroppo non è finita qui oggi diciamo, le notizie che riguardano le tragedie familiari. Nel caso dei due bambini non è una tragedia familiare, però insomma è colpita una famiglia. Invece in questo caso abbiamo ancora un omicidio-suicidio a Ventimiglia, spara l'ex fidanzata, lo riporta la stampa nella sua versione su internet, spara all'ex fidanzata in strada, poi si toglie la vita nel greto del fiume. Quindi abbiamo veramente delle prime pagine dense di notizie che forse si potevano evitare, o comunque sono un po' fanno parte di quella follia della quotidianità. Andiamo, togliamoci un po' dalla quotidianità e andiamo ad approfondire su fronte del blog. Fronte del blog, abbiamo ancora la morte di Camilla Canepa dopo il vaccino AstraZeneca, e qua dice: tutti sapevano perché nessuno lo dice. Quindi interessante, perché in questo articolo, andatevelo a leggere, perché dice cosa spiegavano i documenti ufficiali di AstraZeneca di aprile. Quindi insomma qualcuno poteva sapere che probabilmente AstraZeneca non era consigliabile per i giovani, quindi ma nessuno ha fatto nulla, ecco. Quindi leggetevi l'articolo su Fronte del blog. Io ritorno ancora su Repubblica, perché mi ha colpito adesso un articolo in Repubblica in versione web che ha un'esclusiva. Vi ricordate i bambini, quelli che sono stati tolti ai loro genitori? Parla il bambino zero, erano tutte bugie, fui costretto a inventare gli abusi sessuali. Un'intervista di esclusiva di Valeria Teodonio. Né abusi né riti satanici, 16 bambini tolti ai genitori per le mie accuse inventate. E penso che anche questa notizia abbia bisogno nei prossimi giorni di approfondimento. Noi invece seguiremo le prime pagine per voi. Se volete fornirci la vostra prima pagina, scrivete e sarete protagonisti insieme con noi della rassegna stampa, con la vostra notizia che magari colpisce la vostra città o il vostro fatto personale che potrebbe essere la nostra prima pagina. Dove devono scriverlo? Scriveteci a info@radioraccontiamoci.net.